La mancata firma del protocollo di concertazione preventiva da parte della ditta aggiudicataria della metropolitana a Catanzaro ha spinto i lavoratori nei cantieri a organizzare un sit-in di protesta, un ritardo che oltre che preoccupare le maestranze ha provocato il rallentamento dell'esecuzione di un'opera strategica non solo per la città di Catanzaro, ma anche per l'intera regione. Protestano perché ad oggi, a distanza di 2 anni, dopo una serie di richieste d'incontro fatte all'azienda, non capiamo la reticenza dell'azienda Vianini Lavori SPA a non voler firmare questa concertazione preventiva, tra l'altro prevista dal nostro contratto collettivo nazionale di lavoro. L'incontro avuto questa mattina col capo di gabinetto ci ha assicurato che nel giro di 10 giorni convocherà il tavolo di monitoraggio previsto dal protocollo di legalità e lì diremo la nostra anche sulla concertazione preventiva, perché senza quella firma noi nelle prossime settimane ci adopereremo ad azioni di lotta all'interno di quel cantiere. È una Molto vertenza delicata. molto delicata, anche perché sembra che l'impresa che ha avuto l'appalto di questa grande e importante opera pensi solo agli utili, dopodiché la dignità dei lavoratori è stata spesso, fin dall'inizio, messa sotto scacco. Allora, noi abbiamo registrato che da molti mesi mancano i pagamenti i salari delle maestranze e in più nel momento in cui si doveva creare un'area attrezzata per dar modo di sedersi e consumare un pasto caldo e avere tutte quelle soddisfazioni delle esigenze fisiologiche e fisiche sono state negate, questo a discapito probabilmente di un utile delle imprese.